Passiamo all'oggetto numero 3, limitazione dell'accesso alla radiologia dell'ospedale di Orvieto, intendimenti e chiarimenti della giunta regionale, interroga sempre il consigliere Meloni. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Anche questo, ogni settimana purtroppo, Assessore, diciamo, assistiamo a un piccolo smantellamento della medicina dei territori. Poi dobbiamo anche stare vigili e attenti rispetto a quello che accade, perché purtroppo quando si sottrae non si viene mai informati. Noi dobbiamo leggere le delibere di giunta, noi dobbiamo avere un punto, un occhio, un grande fratello nei territori, perché altrimenti qui sempre meno servizi e non si sa come mai ce ne tolgono una settimana. E qui siamo all'Orvieto. Abbiamo avuto delle segnalazioni che indicano che l'accesso alla radiologia dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto risulta non prenotabile per i pazienti che non risiedono nel distretto dell'Orvietano. Questa limitazione di accesso ai servizi radiologici sarebbe anche in contrasto, ovviamente, con il principio di universalità del servizio sanitario, che dovrebbe garantire, indipendentemente dal luogo dove si abita, la stessa possibilità di accesso e di cura. Questa, se questa cosa oggi lei me la conferma, rappresenterebbe l'ennesimo gravissimo disservizio per tutti i pazienti provenienti anche da altre aree. Tra l'altro ricordo che in questa regione ormai per fare una visita specialistica oppure un esame diagnostico si devono fare anche 100 km, se diciamo ne togliamo anche di questi servizi vorrà dire che ce ne saranno anche meno per gli altri cittadini fuori dall'Orvietano. Ora, la delibera della giunta che avete fatto voi il 6 settembre 2024, la 858, tra l'altro senza piano sanitario, però apro e chiudo parentesi, prevede una riorganizzazione, non ce l'avete, non l'avete fatto, avete fatto una preadozione della bozza del piano, però funzionava, però assessore funzionava in quel periodo, quindi prevede una riorganizzazione della rete ospedaliera territoriale con l'accorpamento dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto nell'ASL Umbria 2, quindi nell'azienda ospedaliera di Terni, come accade per altri ospedali nella provincia di Terni. Questo disegno chiaramente va coniugato con quella che è lo sviluppo e il mantenimento dei servizi nell'ospedale di Orvieto, perché poi non si capisce mai come avviene la riorganizzazione fino in fondo. Quindi anche sul livello delle risorse economiche, finanziarie, l'accesso ai fondi, diciamo che dobbiamo capire se ci sarà un depotenziamento oppure se aumenterà la qualità, anche perché nella riorganizzazione che ci sta bisogna però anche garantire l'accessibilità ai servizi anche dei cittadini dei territori più marginali. Ora, l'elisoccorso regionale non è ancora abilitato al volo notturno. Io sulla questione dell'elisoccorso più volte ho fatto delle interrogazioni, ho fatto delle richieste, perché non passi il concetto che, no, una vita salvata non è una vita preziosa, tutti abbiamo detto questo, però dietro a quelle scelte che avete fatto c'è anche un ragionamento di risorse economiche importanti che sono cambiate molto per questa regione, quindi bisogna anche valutare benefici e diciamo rischi. Non essendo abilitato ancora il volo notturno e interregionale, questo limita l'efficienza del servizio anche nelle aree disagiate, come quella di Orvieto, che necessitano di interventi rapidi e adeguati. I fondi del PNRR destinati all'area di Orvieto, e torno al discorso che facevo prima, rischiano di essere persi a causa di una mancanza di programmazione chiara e strategica. Ora, ovviamente, capiamo e capisco che la sanità umbra sta attraversando una fase di disorganizzazione abbastanza importante. Ricordo che abbiamo cambiato 19 direttori in 5 anni. Penso che qualsiasi azienda con 19 direttori generali sarebbe saltata da quel momento. Quindi torno a chiedere anche oggi, intanto sul tema specifico, e cioè, se è vero che c'è stata questa presunta limitazione dell'accesso alla radiologia dell'ospedale di Orvieto, per i non residenti chiaramente, nel distretto dell'Orvietano, e anche in caso di conferma come sarà, anche avere chiarimenti sul perché di queste restrizioni. E anche a questo punto aggiungo,
se avete in mente di fare le azioni correttive e soprattutto con quali tempistiche, assessore. Quindi se la domanda è, la risposta è ci stiamo lavorando, magari aggiunga entro 30 novembre, ipotesi. Grazie. Prego, assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda le limitazioni della radiologia, se ci sono state delle limitazioni, sono state legate solo ed esclusivamente alla risonanza magnetica, in quanto gli operatori, i medici, come tutti i dipendenti, sono andati in ferie. Peraltro, ci sono state anche due medici che erano in gravidanza. Di conseguenza c'è stata un'estrema difficoltà, la risonanza ha lavorato ugualmente, ha esaudito tutte quante quelle che erano necessità all'interno dell'ospedale, ha esaudito tutte le necessità all'interno del distretto. Quindi dire che la radiologia era ferma è sbagliato, non è stato così. Ha funzionato la TAC, ha funzionato tutto l'ambito delle TAC, l'ecografia, i raggi X, tutto quanto il resto. Quindi io correggerei questa cosa. Dal 2 di ottobre è ripartito tutto quanto come previsto dalla programmazione che lei sostiene che non c'è, in realtà c'è, la 1399 dell'anno scorso ha riallineato quanto era già scritto nella 212 della Marini del 2016, quindi post DM70. E per quanto riguarda il soccorso appena partito, guardi che nemmeno in Veneto e in altre regioni c'è il volo notturno ovunque. Ci stiamo attrezzando perché prima c'era il vuoto pneumatico, non c'erano le piazzole autorizzate per quanto riguarda il volo notturno, non c'erano, le stiamo autorizzando noi, è un lavoro lungo, non dipende dalla regione dell'Umbria l'autorizzazione, ma dipende da un sacco di altri enti, uno per tutti, l'ENAC. Di conseguenza io reputo che per metà dell'anno prossimo, diciamo, si possa abilitare sulla scorta di che cosa? Di quelle che sono le erogazioni, le prestazioni erogate quest'anno, che saranno intorno alle 400 prestazioni. Per ora ne sono state erogate circa 270 su patologie a tempo dipendenti. Quindi non dica che è inutile, che ci sono i costi. Perché se lei continua a parametrare i costi per salvare una vita, allora è inutile che stiamo qua dentro a discutere. Perdiamo tempo, tutti quanti. Bene, allora le piazzole le stiamo autorizzando per il volo notturno. Se prima non le autorizziamo, evidentemente non ci può essere il volo notturno. Pensi che abbiamo scritto a tutti i sindaci, per quanto riguarda la questione delle piazzole d'atterraggio all'interno dei campi sportivi, e solo pochi hanno risposto. Li abbiamo sollecitati per evitare appunto un'ennesima interrogazione che dica che è colpa della Giunta perché i sindaci non rispondono. Allora, mettiamo fine a queste polemiche inutili e sterili. L'elisoccorso in Umbria non c'era, dipendevamo dagli altri, dipendevamo dalle Marche, che usciva quando aveva tempo, se l'elicottero non era in manutenzione, se non c'era brutto tempo e se non era impegnato. Bene, dovendo fare che cosa? Chiedere per cortesia alla Toscana, piuttosto che al Lazio o all'Emilia Romagna, l'intervento con ulteriori costi. Quindi è inutile che si venga a far polemica in aula per questioni di lana caprina. Noi le questioni le stiamo risolvendo, voi le avete complicate. Peraltro lei parlava anche di piano sanitario, ha fatto bene a dirlo, sa perché? Perché il piano sanitario che abbiamo ereditato da voi è 2009-2011, quindi l'aveva fatto la Presidente prima del decennio della Presidente Marini. Un bel risultato. Quindi voi guardate la pagliuzza che abbiamo noi e non vi accorgete della montagna di travi che avete voi. Lasciate perdere, come quando parlate delle apparecchiature e dei device che sono vecchi all'interno degli ospedali. Sapete che abbiamo trovato un device del 1998 all'interno dell'azienda ospedaliera di Perugia? Lo sa, consigliere? Bene, se non lo sa si informi.
si informi, ma lo faccia bene però, perché questi problemi saltano fuori adesso, prima non c'erano. Prima non c'erano, adesso ci sono i problemi. Bene, li stiamo sanando noi, intervenendo e sostituendo le TAC, le risonanze e tutti quanti gli altri device che sono stati lasciati invecchiare graziosamente all'interno delle strutture ospedaliere che abbiamo trovato. Rilevi tranquillamente quelle che sono le apparecchiature e rilevi tranquillamente la vetustà delle apparecchiature. E sappia che adesso abbiamo fatto una delibera per l'HTA, Light Technology Assessment, che guarda proprio che cosa? Le apparecchiature pesanti, in maniera tale da bacinizzarle, come è previsto dalle linee guida, in maniera tale da ammortizzarle in tempi rapidi, in maniera tale da avere nuove apparecchiature e nuovi device più adatti a rilevare evidentemente patologie, a leggere patologie magari oncologiche in tempi più rapidi. Ma bisogna ammortizzarle, quindi bisogna che queste apparecchiature lavorino. Mi sono spiegato, l'HTA qua non esisteva, non c'era. Come non c'era la rete della neuropsichiatria infantile, non c'era, l'abbiamo fatta noi. Quindi prima di dire determinate cose e di osservare che il piano sanitario non è stato fatto, peraltro il nostro piano sanitario è stato approvato anche dal Ministero ed è fermo in terza commissione, non certo per colpa mia. E questo va sottolineato ulteriormente. Quindi, ripeto, nei 10 anni delle precedenti legislature vostre non è stato fatto né il piano sanitario né tantomeno la programmazione. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Consigliere Meloni per la replica. Grazie Presidente, ma io capisco che, come dire, ho domandato mele e ha risposto pere. Ah, ma ho domandato mele e lei ha risposto pere. E sto sulla mela, poi dopo vado sulla pera, Assessore. Allora, intanto lei mi risponde che un servizio viene interrotto in un territorio perché 2 medici sono in maternità e 2 medici sono in ferie. Ma lei, Assessore, ma dove vive? Ma lei, Assessore, dove vive? Ma lei, Assessore, dove vive? Ma lei, lei risponde che un servizio di primaria importanza per i cittadini viene interrotto perché 2 medici sono in maternità e 2 medici in ferie. Intanto chi eroga le ferie? Lei, no, no, io ho capito, bene, lei ha sorvolato. Assessore, lei ha continuato a funzionare. Assessore, per favore. Esatto, quindi ha risposto i pazienti che venivano da fuori Orvieto non potevano andare lì. Oh, Assessore, oh, ma per favore, chilometri. Allora, a me interessa una cosa, Assessore, al di là della veramente, come dire, si è risposto da solo, cioè 2 medici in ferie, 2 medici in maternità, un paziente di Perugia non poteva fare la risonanza Orvieto. Per favore! Presidente, scusi, Presidente, Assessore, allora, per favore. Senta, dopodiché, guardi, ha fatto una replica, Presidente, sì, ha fatto un mini comizio sulla sanità. Certo, li faccio, Assessore, perché lei avete ridotto questa regione a un colabrodo. Lei dice non ci sono i medici, ma come mai che noi dobbiamo andare, come mai la mobilità passiva in questa regione è aumentata di smisura e la mobilità attiva no? Fino a 5 anni fa avevamo fior di professionisti. Come mai se ne sono andati dalla nostra regione? Come mai? Ci siete stati voi al governo. Come mai la nostra regione è la terza in Italia per rinuncia alle cure? È la terza regione per rinuncia alle cure. Vuol dire che i cittadini non hanno la replica, no, per favore. No, Presidente, perché lui è andato fuori tema, quindi adesso ci vado anche io. È la terza regione per rinuncia alle cure. Eravamo regione benchmark, cioè significa che tra la parte finanziaria e quella di erogazione dei servizi non è che era in ordine, era un'eccellenza. Ma guardi, Assessore, che ce lo dicono gli umbri e le umbre, che oggi
non hanno né servizio di territorio, di medicina territoriale e né un assistente. Avete appaltato tutto al privato. Ieri conclude, addirittura, è oltre due addirittura, minuti. Addirittura i servizi di emergenza urgenza, avete scambiato il mondo del volontariato per coloro che dovevano assistere i cittadini dell'Umbria. Avete importato il modello lombardo e il modello veneto, è vero. È vero. Consigliere Conchiuda, è oltre 2 minuti e 20 dal tempo finito. Massimo. Quindi ad oggi siamo più poveri, mentre sull'aereo soccorso, assessore, ci sarà un'altra interrogazione pronta per l'ultimo consiglio di questa legislatura, dove chiediamo anche conto delle spese. Non entro adesso sulla questione dell'aereo soccorso perché ne abbiamo parlato 3 o 4 volte. Quindi risponderà il 22 di ottobre e ci racconterà la questione un pochino più organizzata, cioè avevamo un aereo soccorso, era in comune con le Marche, forse bisognava fare alcune cose, non le condivido, le vediamo la prossima volta. Quindi purtroppo sul tema socio-sanitario marcate molto male, perché avete messo in atto uno smantellamento che state continuando fino all'ultima ora, fino all'ultimo giorno. Quindi mi dispiace, ma avete fallito su tutta la linea. Ovviamente l'interrogazione è insufficiente perché vi siete risposti da soli e purtroppo diciamo che siamo diventati una regione fanalino dove le persone purtroppo oggi non si possono curare come sarebbe nel diritto della Costituzione. Avremo in Veneto, assessore. Passiamo all'oggetto numero 4. Interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Fioroni, utilizzo i fondi del PON da parte della Regione Umbria di ARPAL. Grazie Presidente. Insieme ai successi nazionali che non vede la Giunta Tesei, come noi ormai non vediamo più la Presidente, insieme a quelli sulla sanità ci sono quelli sul lavoro. L'Umbria è una delle regioni che ha risultati peggiori rispetto ai NEET, i giovani che non si formano, non lavorano, non studiano. C'è un quarto dei giovani in questa fascia che rientra in questa categoria. Proprio per questo ha ricevuto una quantità di fondi notevole. Abbiamo ricordato all'assessore Fioroni che rischiamo di restituire 20 milioni di euro sul tema, gli abbiamo ricordato altra volta. Non so se ha preso provvedimenti o se questi 20 milioni di euro torneranno a livello nazionale. Ugualmente, per quello che riguarda l'oggetto dell'interrogazione, ovvero l'utilizzo dei fondi PON da parte della Regione Umbria di ARPAL. Prego. Beh, l'assessore Fioroni è lui, sì. E, dicevo, rispetto a quei 20 milioni di euro rischiamo di restituirli. In questi anni ne sono stati assegnati altri 22 milioni e 788 su una serie di progetti tra cui Garanzia Giovani, Pacchetto Giovani, Umbria Attiva Giovani. Di questi una parte sono stati impiegati e una parte no. In particolare non sono stati impiegati quasi 4 milioni di euro dal monitoraggio del 2023, 4 milioni di euro, e rischiano di essere oggetto di disimpegno, che vuol dire che 4 milioni di euro che possono servire per i giovani che non riescono a formarsi, a trovare un lavoro e rientrano nella assoluta disoccupazione, ma anche in attività, noi li dovremmo ridare a livello nazionale. E ricordo, è una categoria specifica, quella dei giovani, non è sulla globalità delle politiche attive per il lavoro. Quindi vorrei sapere dall'assessore Fioroni se corrisponde al vero che queste cifre rischiano di essere restituite, che sarebbe un danno oltre la beffa rispetto ai nostri giovani. Grazie. Prego, assessore Fioroni. Sì, volevo tranquillizzare innanzitutto l'assessore Bori. Sì, l'assessore. La promozione. Beh, quindi ci comunica l'assessore Bori. Il consigliere Bori che diventerà assessore, chissà, magari alla sanità, visto che è un tema che interessa così tanto. Quindi la notizia di questo consiglio è che Bori sarà assessore. Questo è una cosa che è importante, quindi
ne prendiamo gli atti, saranno sicuramente contenti gli umbri di sapere questa notizia. Detto questo, rimaniamo sul topic della sua interrogazione, anzi, che ringrazio di avere fatto, perché lei cita la regione Umbria come tra le peggiori sui NIT. La voglio tranquillizzare per l'ennesima volta: siamo una regione che ha un tasso di NIT del 6% inferiore alla media nazionale. Quindi io sono contento per la sua attenzione ai giovani e su questo quindi la voglio tranquillizzare, perché abbiamo a cuore lo stesso tema. Fra altre cose, è vero che in precedenza eravamo fra le peggiori regioni, e quando parliamo di NIT facciamo riferimento a persone, questa parola un inglesismo che, per cui sono tanto criticato, però è un acronimo inglese, che non sono inserite né in un percorso lavorativo né in un percorso di formazione. Io dico sempre che i NIT sono un fallimento della società, perché vuol dire che sono giovani a cui questa società ha impedito di poter sognare un futuro, l'idea di un futuro. E forse il fatto che questi dati sono migliorati in questi anni vuol dire che una prospettiva di futuro questo governo regionale probabilmente lo dà. Rimaniamo sul tema, la tranquillizzo che anche in questo caso nessun fondo andrà disperso. Faccio riferimento al passaggio che c'è stato fra i fondi a cui lei fa riferimento, che erano stati spesi entro il 2019, e all'istituzione dell'Agenzia regionale, perché in questo passaggio è stato necessario spostare, e non è stato così semplice, i fondi regionali da ARPAL, dalla Regione Umbria, perdoni, ad ARPAL, come organismo intermedio, per cui la parte residuale a cui lei fa riferimento è stata data ad ARPAL, e soprattutto per evitare un principio del doppio finanziamento aggiuntivo, abbiamo dovuto fare una separazione di due attività, obbligando le regioni alla definizione di due par distinti e a una programmazione attuativa che garantisce la separazione fra le risorse. Tale scelta ha creato un irrigidimento nell'attuazione che ha causato inefficienze nella programmazione dei fondi stessi, ripeto, misura nazionale. Questa suddivisione si è aggiunta alla più generale incertezza di regole che ha caratterizzato il programma fin dall'inizio e che ha indotto il coordinamento tecnico delle regioni ad avanzare, quindi tutte le regioni, quelle del centro-destra e quelle del centro-sinistra, ad avanzare già nel 2020 la proposta di considerare l'attivazione di nuove misure e dei bonus assunzionali ai fini dell'avanzamento della spesa. Ai fini di queste difficoltà insite nel programma si sono aggiunte le conseguenze negative derivanti dalla crisi sanitaria da Covid-2019, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà di avanzamento della spesa e di coinvolgimento dei NIT, determinando un ulteriore rallentamento. Occorre anche tenere presente che proprio al fine di poter supportare la ripresa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è intervenuto il PNRR con un importante stanziamento di risorse, in particolare la missione M5 sulle politiche attive del lavoro e formazione, la riforma GOL avviata in Umbria e che sa che ha come beneficiari proprio in modo particolare anche in IT, avviata in Umbria a febbraio del 2022 per misure di politica attiva anche a favore dell'IT, ovvero gli stessi beneficiari di Garanzia Giovani. Solamente nel 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle regioni la possibilità di destinare le risorse regionali del POLIOG, non solo non ancora spese all'incentivo NIT, come previsto dal Decreto Legge 2023. Alla luce di tutto quanto riportato in considerazione tale possibilità, è stato pertanto ritenuto di destinare 3.700.000 di euro ai bonus occupazione, che quelli con cui abbiamo stanziato, chiedendo quale vincolo il ritorno delle stesse sul territorio regionale umbro. Quindi il 76%, 5 milioni di euro delle risorse totali, fra altre cose, della fase 2 del POIOG, è stato allocato alla misura 2B di reinserimento dei giovani 15-18 anni in percorsi formativi. Misura che ha agito su un target più debole e soprattutto alto rischio di dispersione scolastica. Proprio intervenire sulla dispersione scolastica vuol dire proprio
che i giovani vadano a finire in quella condizione di NEET che li vede isolati socialmente al di fuori del mondo della formazione e al di fuori del mercato del lavoro. Grazie. Non rischiamo di perdere grazie nessuna risorsa. Grazie, assessore. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente, ma guardi, ho verificato in diretta alcune cose giusto per puntualizzare. Parto dalla prima. A meno che per l'assessore Fioroni le politiche del lavoro in Umbria debbano avere come obiettivo portarci, come sta accadendo, dato che l'Umbria è una regione in transizione a livello europeo, verso il sud Italia, l'Umbria è la peggior regione con i risultati nel centro Italia. Quindi questo è il dato. Il resto sono chiacchiere per quello che riguarda i giovani. Per quello che riguarda il fondo che l'assessore... INIT, quindi giovani. Ma no, il, per quello che riguarda il fondo, per quello che riguarda il fondo che l'assessore, per quello che riguarda il fondo che l'assessore ha citato, assessore, le consiglio di informarsi bene. Nel monitoraggio 2023 risultano 3,7 milioni di euro non utilizzati. Questi 3,7 milioni di euro, qui ha detto la verità, complimenti, li avete spostati da ARPAL, agenzia regionale, ad AMPAL, agenzia nazionale. Quindi lei ha preso i soldi per l'Umbria e l'ha portati a livello nazionale. Qui ha detto la verità, 3,7 milioni di euro. Rispetto a questi fondi, mi dispiace, ma la misura che lei ha citato, le chiedo di informarsi e di informarsi bene, la misura che lei ha citato è una misura nazionale che non ha nessuna ricaduta sul livello regionale. Quindi cosa avete fatto? Avete preso questi fondi che erano qui in Umbria, l'avete spostati a Roma e li avete redistribuiti per il resto della nazione. Sicuramente a livello nazionale la ringraziano, a livello umbro un po' meno. Un consiglio, meglio approfondire prima.